La segno? Eccolo, ma per favore mi devi dire come farai, perché non voglio avere sorprese il giorno dell'ecografia. Delfina, hai a che fare con un professionista, però prima devi darmi i soldi. Va bene, ma prima voglio che mi dici come farai a non far scoprire niente a Federico. Federico! Federico un corno. Spiegami che cosa stavate facendo. Perché gli hai dato un assegno? Sembravate due delinquenti. Non è affatto quello che stai pensando. Io non sto pensando niente, quindi spiegamelo tu. Sì. Delfi! Delfina, un corno! Puoi lasciarmi 5 minuti in pace, per favore? Impossibile, Re Leone. Sto decidendo il colore della moquette. Non mi importa un corno della tua decisione e del colore della moquette. Vattene, subito! No. Ragazzi, in sala da pranzo? Certo che un po' di gentilezza. Vattene! Mi sta facendo una violenza. Federico, la passeggiata? Non la faccio la passeggiata, non la faccio. Va bene, vado da solo. Allora, me lo vuoi spiegare? Vorrei, però mi vergogno. Ti vergogni? È logico che ti vergogni. Me lo spieghi tu o vuoi che lo chieda a Claudio? No. Io lo chiedo. No, va bene. Sarò sincera con te perché te lo meriti. Ti ascolto. Sì. C'è un momento in cui una persona si stanca di interpretare un personaggio. Io sto così male. Mi sento male, allora. Claudio mi sta aiutando. A fare cosa? A nascondere una cosa. A nascondere cosa, Delfina? A chi? A te, Federico. No, vogliamo Basta, non vi voglio più sentire, per favore. Io vado a ballare con la mia ragazza perché voglio stare con lei. Non voglio fare da assistente sociale due bambine che fanno le grandi. No, noi non facciamo le grandi, siamo grandi. Sì, e ci sarà tua nonna. Volete smetterla di gracchiare o no? No, perché vogliamo andare, Flora, è ingiusto. Sì, no, Flora. No, questo è molto grave, Flora, è molto ci grave. Ci sono problemi molto più gravi di questo. Se hai qualche problema con qualcuno, Flora, non te la prendere con noi. E poi noi non abbiamo fatto niente. Su, venite qui. Siete la cosa più importante della mia vita. Mi promettete di non lasciarmi mai, mai sola? Sì. Come potremo farlo? Beh, quando mio padre verrà, io me ne dovrò andare. Come quando verrà il tuo, no, Flor? No, no, non nominatemi mai più quel signore, va bene? Non parlatemi mai più di quel signore, d'accordo? E adesso occupiamoci di cose più importanti. Tu stai tranquillo che io parlerò con Federico per farti andare al matinè. Lui deve capire grande! Che voi siete ragazzi, sì. E come tutti i ragazzi avete il diritto ad una vita normale, va bene? Noi, sì, noi, sì, noi? No, no, no. No, non mi sembra no, giusto. Voi vogliamo non andare avete anche il diritto. Noi, Flor. È un nostro diritto, è un nostro diritto. Ho ragione io, basta. Senti, Delfina, per favore, calmati e parliamo. Cosa mi state nascondendo tu e Claudio? Lo vuoi sapere? Bene, io te lo dico. Devi sapere che questo bambino che in teoria stiamo aspettando non esiste. Che ogni volta che ti distrai io mi butto tra le braccia dell'autista perché mi annoia da morire, Federico. Questa casa mi annoia da morire. Se io potessi scaraventerei dalla finestra tutti i tuoi fratellini perché non li sopporto più. Non ti basta? Sai per quale motivo devo sposarti urgentemente? Perché non ho un centesimo, non possiedo moneta. E ora ti dico un'ultima cosa come ciliegina sulla torta. Sai chi è il piccolo cardo? Mia sorella. Hola, Delfina! È ricche volere che lei andare in sala da pranzo per un problema di corsa, corsa! Stammi a sentire, Greta, non ti rendi conto che noi stiamo parlando? Ah, ya, io chiedo scusa, io dico a Enrique che fa dopo. Allora vuoi parlare? Sto aspettando che tu mi dica qualcosa. Sì, va bene, te lo dico. Allora? Ci sono delle complicazioni nella gravidanza. Come delle complicazioni? Sì. Non dirmi che non ti sei accorto che la mia pancia non cresce, non è normale. Lo sapevo che qualcosa non andava, perché non me l'hai detto prima? Perché io non so che cosa mi succede, per questo dovevo fare uno studio genetico con Claudio per capire se mi nasce un bambino deforme io muoio. Delfina, calmati, per favore. Non hai motivo per pensare a queste cose. Io conosco tutta la tua famiglia e non ci sono precedenti. Sì, ce n'è uno. Il figlio che mio padre ha avuto con quella sconosciuta. Tu vuoi dire che è morta? Sì, quel ragazzo aveva dei problemi. Federico, io muoio se il mio bambino ha dei problemi. D'accordo.
d'accordo. Non avrò nessun problema, stai tranquilla. Stai tranquilla. Perdonami. Adesso stai tranquilla. Non devi avere nessuna paura. Stai tranquilla. Adesso ci sono qui. Cosa è successo? Cosa le prende? Che hai fatto? Calma. Mio piccolo? No, piccina, cosa è successo? Bambino, ho dovuto raccontare a Federico del mio fratellino. Quale fratellino? Cosa gli hai detto? Tutto, mami. Calma, aspetta. Per favore, stai con lei e non lasciarla sola. No. Io le porto te. Non lasciarla sola. Sì, portale da sola. Le farà bene. No, amore mio. Vai. No. Vai, amore mio. Cosa gli hai raccontato? Cosa gli hai detto? Niente, ho dovuto inventare una sciocchezza. Che il nipotino della nonna, oltre ad essere morto per le zanzare, è nato deforme. No. Ma che dici, come Lucia? Sta? La promoter più bella della zona, eh? Si sente stai male? Stai fortunando Luciano? No, 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 è un amico orso. È tutto a posto, tranquillo. Se sei vito di Franco è tutto ok. Vieni, picchiamo via. Fai finta di non aver visto niente. Guarda, ma... tu crede di avere la ragazza più bella del mondo e che tutti gliela vogliono rubare. Presuntuoso. Tu gli vuoi rubare la ragazza. Shhh, ma tu stai con Nata. Ma bisogna aprirsi tutte le porte. Tutte le porte? Non si può mai sapere. Lascia stare l'orsetta, sennò viene l'orso e ti fa nero, eh. Stai tranquillo, ho calcolato tutto molto attentamente. Signor Federico, abbiamo un problemino con Martin e lo dobbiamo risolvere ora, subito. Qual è il piccolo problema? Io devo andare a ballare. Per forza. Penso che sia giusto perché il ragazzo ha l'età. Mi sembra logico però chiedere permesso al freezer così ci dice che... Hai finito? Io ci ho pensato, ho deciso che... Puoi andare a ballare ma... Ma ti verrò a prendere io a mezzanotte. No. Cosa? No cosa? No, no, Federico, non si fa così. Tu mi dai i soldi e io prendo un taxi, certo, così no? Si fa. Come certo? Ma tu sei folle, ma Ezechiele gli porterà via Paz, ma non capisci? Non mi interessa di Ezechiele, della ragazza, di nessuno, non mi ma interessa. Ma tu non capisci, Ezechiele ci proverà con Paz. E se io non faccio qualcosa, mi capisci, allora, io devo fare qualcosa. La prima idea sarebbe quella di eliminare Ezechiele. Ma dato che non possiamo, quello che vogliamo fare è almeno controllarlo. Florence, andare in discoteca, favore, seguirlo, pedinamento personalizzato. Per favore, smettila di intromettere. Puoi essere sicuro che la ragazza sia con te, mi spiego? Sì. Smetti di farlo. Sì, così per favore, sto parlando con lui, mio fratello. Io ti vengo a prendere a mezzanotte, altrimenti non ci vai. D'accordo, va bene, allora mi dovrei rinchiudere perché io ci vado lo stesso. Non ci posso fermo, credere. Aspettiamo non un ci po' posso che credere. La minestra si dà freddo. Ma che no, minestra? Avanti. E a 12 anni vuole fare quello che io non facevo a 20. Ma lei è stato un po', anzi, molto lento nella crescita. Crede che permetterei che Martin soffrisse, che stesse male o gli succedesse qualcosa di pericoloso? No, io mi prendo cura dei miei piccoli, ora e sempre. Scusami, così. Se ho capito bene le tue intenzioni, tu stai pensando di seguirlo, sì. E tu pensi che no, te lo permetterà? No, io sarò solo lì intorno. Ovviamente non gli dirò che ho intenzione di seguirlo. Come? Beh, che so, accompagnandolo e comunque non è importante. Federico, lei stia tranquillo, qui ci penso io. Non ne posso davvero più. Cosa c'è? Cambiamo discorso, tu come stai? Per la storia di tuo padre. Dobbiamo nominarlo? Sì, ma stai un po' calmo, lascia qualche cosa anche agli altri. A me lo Franco. Dici, io sono una vittima, sto rischiando la vita, sì, hai visto il gigante? Sì, è un come un rischio, ma ce la puoi fare, non ma arrenderti. Certo. E se ne vale la pena, bisogna rischiare. Sì, sì. Esatto, su questo sono perfettamente d'accordo. Vedi, io quando penso ad Alana, muoio d'amore. Amore no, amore no. A me queste cose non succedono più, no. Quello che io cerco dalle ragazze è un'altra cosa, il divertimento. Divertimento. Divertimento, adrenalina. Divertirsi un po', giocare. Le ragazze servono solo come passatempo. Beh, non esagerate. Sai che anch'io lo pensavo allo stesso modo. Ma quando ho conosciuto Luciana, è cambiato tutto. Non so, sarei capace di uccidere per lei. Io vado a occuparmi io del dei chiosco. Miei clienti. Mi compagno, forza, andiamo. E tu? Chi è il tuo passatempo? Chi? Niente, c'è sempre una ragazza che... Nata, è quella, la ragazza più bella che c'è. È lei, permesso. Vai, vai. Ciao. Sì. Ciao, Nata. Sono preoccupata perché Julian sta facendo vedere il capannone a un tizio e la cosa mi sembra un po' strana. Tra Nata e Franco c'è qualcosa? Non lo so, ti dà fastidio? A me? Figurati. Per niente. Ciao, Sofia, c'è un bel caffè per me? Andiamo, te lo preparo. E una superata. Sei sicura che non gli sia rimasto qualche dubbio? Sì, ora gli faccio anche pena. Oh, brillante ragazza, tanto cattiva quanto tua madre qua. Sì, uguale, ma direi che io sono una versione perfezionata. Ora bisogna passare alla fase 2. Oh, sì. Salve, saluti a tutti. Salve carina, non ti hanno insegnato a bussare alla porta nel tuo porcile? Non devo parlare con lei, sono qui perché mi ha chiamato la signorina Delfina, vero? Voglio che mi porti tutte le imbottiture dei tuoi reggiseni.
In questo caso non posso aiutarla perché nella mia famiglia non abbiamo mai avuto bisogno di imbottitura. E tu, mammina, non potresti? No, anche tu non ne hai mai avuto bisogno, no? Cosa faccio? Accidenti, ho bisogno di gomma piuma, di ovatta, è urgente. Dove posso? I bambini. I bambini, accidente, come ho fatto a non pensarci? Vada in camera dei bambini e mi porti tutti i pupazzi che trova, quelli belli pieni, quelli grossi, quelli morbidi, li porti qua. No, sono dei bambini. In ricordo di tutto il bene che mi ha voluto quando ero piccola. Le ordino di portarmi subito tutti i pupazzi che trova. Oh, tu sei diventata matta, cara. Se vuoi un peluche per tuo figlio, vai nel negozio di giocattoli del centro commerciale e svuotalo. Vuoi lasciarmi lavorare in pace? Non so da dove vengo, non so chi sono, non so chi sia il mio papà. Non lo so. Comunque mi riprenderò perché... perché i bambini mi hanno detto un sacco di cose e... Ah, sì? Sai che cosa penso? Che peggio non potrò stare. E allora, mi immagino che le cose possono solo migliorare, mi capisci? Che tutto quello che mi succederà d'ora in avanti sarà migliore, perché peggio di come sto, non potrò stare. E mi comprerò una maschera con una faccia contenta e continuerò a vivere così. E sì, starò bene. Starò bene, sì. Ti giuro che non posso vederti così. Mi spezzi il cuore. Anche tu mi hai ferita molto, Federico. Non fare l'innocente. Hai ragione, Flora. E ti chiedo scusa. Ma non posso lasciarti così. Giuro sulla mia vita che darei qualsiasi cosa pur di restituirti l'allegria. Qualsiasi cosa è troppo. No. No, qualsiasi cosa non è troppo se serve per rivederti felice ancora. Non puoi fare niente. Non puoi fare niente. Sì che posso. Sì che posso. Posso. Cosa vuoi che faccia? Dimmelo. Vuoi che sospenda il matrimonio? Faccio annullare il matrimonio. Ma chiedimelo tu, per favore, e ti giuro che lo faccio. Non mentire. Non sto mentendo. Non mentire, perché così mi fai stare peggio. Flor, te lo giuro su me stesso. Io starò bene lo stesso, non c'è bisogno di... Non sto dicendo bugie, sei la cosa più importante della mia vita. No, la cosa più importante della tua vita è tuo figlio. O vuoi fare come mio padre, che ha messo incinta mia madre e poi se n'è andato dimenticandosi di chiedere se io stavo bene o stavo male, se crescevo felice oppure no. Tu sei così? No, tu non sei affatto così. Non sei così. No. Allora occupati di tuo figlio, dagli una casa e rendilo felice. Non vorrai che lui si ritrovi come me adesso, vero? Per favore, smetti di piangere. Non ti servirà l'autorizzazione di tuo padre? Lei non si preoccupi, ora lo chiamo e gli dico di venire. Va bene. È stato un piacere. Che cosa succede, Julian? Chi è quel tizio? Gli ho affittato il capannone. Ci vuoi mandare via, allora? Calma, Clara, gliel'ho affittato per una notte. A quanto pare lui fa feste in posti particolari e ogni volta cambia quartiere. Che divertente, ci farà entrare gratis, non vero? Non ho nata, sono dei matinee per ragazzi dell'età di pazzo. Oh. Della nostra età? Che bello! Oh, possiamo aprire il locale e vendere vestiti alle ragazzine. Sì, sì, è vero. Hai visto Franco? No, ma lo cerco se vuoi. No, non importa, grazie. Cosa diceva quella Luciana? Che poi il nome Luciana mi sta proprio qua. Di cosa parlavate? Di Franco. Per me c'è qualcosa tra loro. Tu dici che tra loro c'è qualcosa? Invece di soffrire e piangere per il nipotino morto, si dovrebbe preoccupare per sua nipote, legittima, che si sta per sposare. Come vuoi che sia contenta se una persona del mio sangue è appena morta? Se voi aveste un po' di cuore non fareste questo matrimonio. Non pensi di menzionare una cosa simile, soprattutto davanti a Federico, perché potrei strangolarla con le mie mani, è chiaro?
Nildina, posso entrare? Oh. Sì, mia cara, entra. Rompiscatole. Ah, sei occupata, torna dopo. No, assolutamente, è lei che se ne va. Voglio stare con qualcuno che si prenda cura di me e mi voglia bene. Vieni. Ma guardale, la vecchia e la verduraia insieme, per distruggermi sicuramente. Per il mio dolore non ho notato che tu non stai bene, ti posso aiutare? No, grazie Nildina, mi passi solo i fazzoletti per piangere insieme. Lei sta male perché è morto un suo parente che non ha conosciuto. E io sto male perché quello che credevo mio padre in realtà non lo è. Il mio vero padre è un perfetto sconosciuto. Il piccolo Cardo sa tutto. Il piccolo Cardo sa tutto. Io mi ammazzo. Allora questo è piccolo. Allora non ha capito niente di quello che le ho detto. Queste due possono andare. Io prendo questo che è bello morbido, bello pieno. E questo, guardi com'è grosso. No, questo grande no. Questo è il preferito di Thomas, no. Cosa me ne importa di quel moccioso indemoniato? Che si cerchi un altro preferito. Mi porti gli altri. Basta, io non vado a nessun ballo. No. E allora dimmi, sentiamo, che cosa farei quando avrai 20 anni e farei solo un vecchietto? Che mi come importa? Sei noioso, che mi lascialo importa? Stare, lascialo. Noi ora andiamo a ballare, andiamo sì. A divertirci. E lui resterà qua a usare le borse d'acqua calda che usano i vecchi. Voi andate, che il me telefono. Ne importa? Certo, figuriamoci, chi allora non importa. Lo dice solo... Gliene importa, per dire. Gliene importa. Pronto? Chi è? Paz, cosa c'è? Roberta, stammi a sentire. Per favore, di a Martin che oggi nel capannone aprono una discoteca per quelli della nostra età. Digli che dobbiamo andarci ad ogni costo. Bene, tranquilla, glielo dico io. Ciao. Cosa c'è? Che non dobbiamo andare molto lontano per ballare. Andiamo al capannone. Cosa combina Franco Bata? Cosa significa cosa combina? Luciana la promoter e Franco, cosa c'è? Luciana? Ah, ma dai, non fare la scema, non farti venire in mente queste cose. Luciana è molto innamorata di quel gigante, dice sempre orso di qua, orso di là. Visto, te l'avevo detto, Pepita. Hai visto? Quello che vedo è che quando stanno insieme sembrano un fuoco. Ci mancava lo spione. Allora non è cieca. Ora vado in cantina e mi porti la macchina da cucire che le ho chiesto. E dove sarebbe la cantina? Nessuno mi ha mai detto dov'è la cantina. Come faccio a saperlo? Perché mi nascondete faccia le cose? Faccia molta perché attenzione forse non mi al tono che intende usare con me, signora. Signorina. E in cantina si scende da quella porta. Vada a prendermi la macchina da cucire che le ho chiesto. Vada, vado. Dove va lei, Fräulein Bobota? Giù in cantina. Ferma subito lì. Prima di questo le passare sul mio cadavere. Chiaro? Per favore, la signora sta andando a prendere una macchina da cucire che le ho chiesto io. Qual è il problema? Cosa nascondete in cantina che lei non può vedere? 4 articoli vari e oggetti di grande collezione privata dei Fritz Walden. Per questo nessuno, dico nessuno, che sia estraneo a casa o famiglia può entrare. Nessuno può entrare in cantina. Su, la smetta, non può andarci da sola? Allora l'accompagni lei. Forza, avanti, andiamo, circolare. Perché? Perché cosa? Perché vuole andare in cantina? Per prendere la macchina da cucire, Greta. Macchina da cucire perché? Per depilarmi, chissà per cosa. Forza, circolare. Andate a prendere la macchina da cucire. Presto, correte giù. Andiamo, presto, popola. Presto, per favore. Mia dolce piccola Cardo. Che c'è? È la nostra fine. È esplosa la bomba, amore mio. Cosa? Il piccolo Cardo sa tutto. Sa cosa? Come cosa? Cosa? Sa di non essere la figlia di Fassarino. Io mi uccido. Voglio uccidermi immediatamente. Ora, dammi qualcosa per uccidermi. Perché ti vuoi uccidere? Cosa hai a che fare tu con Florenzia e suo padre? Spiegamelo, perché non capisco perché ti vuoi uccidere. Perché mi fa molta pena quella ragazzina. Tanta desolazione, tanta solitudine in una sola persona, così piccola. Non riesco davvero a superarla. Scusami, ma da quando in qua Florenzia ti fa pena? Come sei crudele con me, Federico. Tu credi che io abbia il cuore di pietra? È vero che il piccolo Cardo è una pettegola irrispettosa, ma in fondo è quasi un essere umano. Per questo la piccola è così impicciona, pettegola, contorta. Perché è un'orfana, poverina, e a me fa molta pena. Vado a piangere in giardino. Sì, anche a me.
Povera mammina, mi dispiace così tanto che soffra. È una persona così sensibile, così umana. Guarda, se reagisce così per una semplice domestica, immagina che cosa farà quando nascerà il nostro figlio. Sicuro? Quando ti fai le analisi del DNA? Domani. Va bene, allora ti accompagno. Forza, forza, di qua, spingere, forza! Va bene, spingo, ma non mi si mette avanti, dai! Ora capisco perché non volevo andare in cantina. La sporcizia che c'è qui sono millenni che non viene spolverata! Chiudere becca, per favore, passare straccio e stare zitta! Fräulein Delfina, ecco qui, su, dannata macchina! Scusa, ma perché hai bisogno di una macchina da cucire, Delfina? Per fare una vestaglietta al nostro bambino. Tu vuoi fare una vestaglia al bambino? Cos'è questo tono sarcastico? Certo, perché mi credi così incapace? Non posso cucire una cosa per mio figlio? Beh, insomma, amore mio, a chi vuoi che importi? Se sei capace o no? La capacità lasciala alle domestiche. Tu sei una queenape. No, per favore, signora Domenech, no. Lei è meglio che sta in salotto, in cucina, ma no? Ma che problema c'è? Io sono come di famiglia. E poi morivo dalla voglia di vedere la cucina della villa. Salve, signor Federico, non sapevo che fosse Andiamo, qui. Andiamo, Rick, fammi vedere le nuove creazioni, please. E lei, mi porti la macchina da cucire. Oh, macchina da cucire. Come posso aiutarla, signora Domenech? La zia Lucrezia non c'è? Ah, la zia Lucrezia, questa più che una famiglia sembra un allevamento di conigli. La zia Lucrezia non c'è, è uscita, è andata via. Come la posso aiutare? Beh, abbiamo bisogno di sapere cosa fare con Roberta. È qui come uditrice, ma si avvicina all'esame di ammissione. Veramente non so cosa dirle, bisognerebbe parlarne con sua madre. Io non so se la lascerà qui o se la porterà a Salta e... Non vorrei essere allarmista, signor Federico, ma le cose non vanno affatto bene perché Roberta è molto distratta. In matematica non ha problemi, ma in lettere... Santo cielo, come uditrice ha meno orecchio di un sordo. E per forza, sta tutto il giorno attaccata a quella tedesca che le parla il crucco e i crampi alla lin. Vuoi stare un po' zitta, per favore? Signora Domenech, mi dia un po' di tempo per studiare la questione e vedere che si può fare. Ma faccia presto, la prego. Perché se la piccola non comincerà a prepararsi subito, non ce la farà. Davvero bella la cucina, mi è piaciuta molto. Arrivederci. Come va, Paloma? Mattias, sei tu? Sì. Stavi prendendo un po' d'aria? Sì. E leggevo. Questo libro me l'ha regalato mio padre, prima che perdessi la vista. Lo porto sempre con me. Lo tocco, lo annuso. In realtà, cerco di ricordarmi di quando potevo leggere. E tu cosa fai? Io sono venuto a invitarti a cena. A me? Sì, che c'è di strano? Non mi piace essere trattata con compassione. Non lo faccio per compassione, lo faccio perché mi sei simpatica e mi è sembrato... Beh, allora chiariamo una cosa. Che tu sia stato buono e generoso con me non ti dà il diritto di pensare che io... va bene, non c'è problema, ho capito. Dimenticati l'invito, io adesso me ne vado. Tranquilla, ciao, non c'è problema, ci sentiamo. No, aspetta, aspetta. Aspetta, Mattias. Allora? Perdonami. Io sono molto diffidente. Sì, me ne sono reso conto. Vedi, sono diffidente perché mi sono successe cose sgradevoli e devo stare attenta. Facciamo una cosa. Questo è un curriculum che devo consegnare. Potresti accompagnarmi e poi andare a mangiare, ma non da soli. Ecco, possiamo andare in quella casa grande, quella del tuo amico. Quella casa in cui c'è molta gente. Stai ridendo? Sì. Sì. Sto ridendo. Come hai fatto a capirlo? Leggo i tuoi silenzi. Te lo insegnerò, andiamo. Capisci quello che mi serve? Sì. Uno scaffale, un appendiabiti, in modo Va che bene, i vestiti perfetto. Siano più visibili. Ascolta, ma non so chi chiede. Perché non lo chiedi a Bata? In quel locale ci deve essere sì, qualche tubo, qualcosa. Sì, hai ragione, glielo vado a chiedere. Va a bene. Dopo. Tu mi tradisci con quella? No, Nata è un'amica. È un'amica. Spero che sia così, perché se vengo a sapere che mi stai prendendo in giro, dico all'orso che ci provi con me. Aspetta, no, quello no. Non devi dire niente all'orso, va Franco, tutto bene. E Bata mi fa uno scaffale. Sì. Mi dai una mano anche tu, spero. Come no, tutti... Sì, tutti insieme, come si fa fra amici, solo certo. Amici. Adesso andiamo, devo lasciare queste certo, cose. Certo, aspetta. Aiuta Bata, vai.
È un'amica, tutto qui. Perché stasera non usciamo che sono libera? Tanto la tua amica Nata non si offende, vero? Bene, va bene. Ehi, Franco, stasera vieni di sicuro, vero? Sì, sì, certo. Aspetta, sì, che viene. Senti, puoi chiedere a Pippo una pinzatrice per me? Certo. Per favore. Lo chiedo. Bene, grazie. Ciao. Allora, vieni, vero? Sì, sì, sì. Devo fare alcune cosette, ma verrò. Va bene, ti aspetto. Caro Franco, spero che un giorno tu mi aiuterai come io sto facendo adesso con te. Bata? Mamma. Amore, dobbiamo metterci d'accordo per stasera. Ma sono tutti piccoli, non vorrei venire qua, saranno tutti così. Ma no, non sono venuta a parlarti di questo. Cosa allora? È che vorrei invitare a cena tuo padre. Perché è un modo per salutarlo. Sì, va bene, digli che gli mando un saluto, tanta felicità, ma non contare su di me. Oh, che caratteraccio. Perché non possiamo andare? Digli di mandarci, Flo. Bambine, sapete che io non perdo l'occasione di contraddire il Freezer, ma siete troppo piccoli per andare al mattino. Voi due vi siete messi d'accordo perché siete due vecchi raggrinzite che hanno dimenticato la loro infanzia. Basta, spero che parliate di Federico, perché io sono molto più giovane. Smettetela tutte e tre, per favore, basta. È finita. Restate a casa e pensate a divertirvi e a giocare qui. Ora chiamo e chiedo a tua madre se vuole che tu faccia o no gli esami di ammissione. Al suo tempo c'erano i cartoni animati? Era tutto in bianco e nero. Non solo non possiamo andare a ballare, devo anche fare un esame per entrare a scuola, fantastico, eh? Dai, non essere così pessimista, arriveranno momenti migliori, crescerete e potrete andare a ballare. Guarda chi c'è, che schianto, stasera farei una strage. Beh, se non fanno fuori me, non c'è problema. E perché dovrebbero farti fuori? Senti, se hai bisogno io sarò in zona, tu mi chiami e io vengo e risolvo tutto. Come? Ma no, neanche per sogno, non ti voglio vicino a quel posto, perché giuro che se ti vedo vado in una discoteca per grandi. No, sì, certo, Martin, ascolta. Aspetta un attimo. Per favore, ti prego di controllarlo più vicino possibile. Sì, no, ma... Shh, no. Cosa ha detto dell'esame di no? No, che sì, non lo faccio. Sì, mi ha detto di cercare una professoressa di lettere, perché farai l'esame di accesso. Pronto, sì? Senta, Federico, io cercherò di stargli il più vicino possibile, ma devo anche rispettare la sua privacy. Violentarlo, no? Ma sono grande, capisci? Non lo prendevo in braccio il mio pupetto. Beba, vuoi che vada a preparare il biberon al bambino? Che cosa dici, scema? Cosa dici? Vieni un attimo, Beba, che devo dirti una cosa. Ascoltami bene, devo assolutamente portare a termine un piano ultra segreto. No. E ho bisogno che tu ti prenda cura di Nilda, che la coccoli, perché sta molto male per la morte di suo nipote. Sì, povera donna, povera. Ora capisco perché è più acida che mai. Ma sì, è molto triste. Vai, ci penso io. Vado io. Davvero? Sì. Vado io. Guarda che è molto importante. Stai tranquilla, ci penso io. Che cosa ci fai qui? Non ho niente da dirti. Scusami, Federico. Flor, se almeno mi permettessi di raccontarti quello che so, in modo che tu conosca la tua storia, ne hai il diritto. Sarebbe stato più giusto che lo venisse a sapere da mio padre. Da Edoardo. Ora non mi interessa sapere chi sia il mio vero padre, non me ne importa niente. E Edoardo? Ti importa di lui? Voleva che andassi a trovarlo. Io con quel bugiardo non voglio avere niente a che fare. Flor. Stia tranquillo, Carlos. Sicuramente col tempo vorrà conoscere la sua identità. Lo so, Federico. Forse le devo dare un po' di tempo e devo allontanarmi da lei. Ogni 5 minuti si scopre qualcosa in questa casa. Ora il padre non è il padre. Devo dire che sono molto dispiaciuta. Povero Bat. Non può sopportare che suo padre se ne vada. Povero Bata o povera te che non puoi sopportare che suo padre se ne vada? Che cosa stai dicendo, Violetta? È da 1000 anni che io e Raul siamo separati. E questo cosa c'entra? E poi ti dirò una cosa. Che il tuo ex vada a vivere di fronte non è la stessa cosa che vada a vivere dall'altra parte del mondo. Non è lo stesso. Scusate un attimo. Il Brasile non è dall'altra parte del mondo. Sì? È qui vicino. È vero. Damian? Ecco, Damian non verrà. È molto depresso per la tua partenza. Non viene? No. Non lo so. Spero che un giorno riesca a capirmi e a perdonarmi. E tu parti domani? No, la prossima settimana. Ah, bene. Allora, il nostro caro figlio ha tempo per ripensarci e forse smettendo di soffrire riuscirà a parlare con suo padre e a salutarlo come si deve. Di sicuro. Ora io dico una cosa, se Damian non viene, cosa facciamo? Ceniamo lo stesso? Ma certo, come ti viene in mente di non restare a cena? Vieni, siediti qua, guarda. Non sai quante cose ha preparato Titina, adesso io me ne vado, voi parlate, mangiate, io ho lasciato le patate nel forno e scappo. Bene.
Eccoci qua. Se vuoi, possiamo cenare noi due. Da soli. Perché no? Avanti un po' di minestrina, avanti. Non mi può stare col pancino vuoto. E se no mi si ammala. Non riesco a sgoiare niente. Scusami, ma sono molto, molto triste. Ah, sì, ho saputo che suo nipote è crepato. Mi scusi, poverino, mi è venuto così. Speriamo che avesse preso dal padre. Alberto era una persona così buona. E tu? Come fai a saperlo? Tu conoscevi mio figlio? No, è che Sofia mi parla sempre di suo padre, l'unica cosa che fa. E Sofia sarebbe andata così d'accordo con suo fratello. Vorrei mettere un necrologio sul giornale per la morte del mio bambino. Che ne pensi tu? Ma se la fa stare un po' meglio, lo faccia. E come si chiamava la creatura, Sant'Igian? No, no, aveva il cognome della madre. Ah, Valente. Jimenez. Diego, Alberto, Jimenez. Jimenez? Sì, perché? No, no, per niente. Lei mi aveva promesso che sarebbe stato pieno e qui non c'è nessuno. È ancora presto. I ragazzi arrivano sempre all'ultimo momento. Speriamo. Pazza, sei qui, finalmente ti sei liberata di quella sanguisuga di Martin. Che ci fa quella sanguisuga con Pazza? Niente, sto controllando Martin, ma lui non deve sapere che sono e qui. E questo per te è un travestimento? Coprimi con qualcosa, presto! No, meglio una parrucca! Voi siete le ragazze dell'agenzia che dovrebbero occuparsi del bar? No, sì, siamo sono noi. Pronta per iniziare a lavare i bicchieri. Bene, vieni, ti accompagno, vieni qua. Bene, dico, ah, che emozione! È proprio pazza! Cosa è successo? Le signorine non possono andare a ballare? Zitto, idiota! Zitto, stupido, sennò te la dovrà vedere con tutte e due! Tranquille, shh! Che permalose! Attento, Thomas, quelle due si vendicheranno. Meglio dormire. Dov'è la scimmia Quan? La scimmia Quan? E la papera Maites? No. No, no, i cuscini a forma di auto. Dove sono? Ah. No, è il cane Lois. Quelle stupide si sono già vendicate. Ah, signora, mi scusi, ma sono stanco, sfinito. Ma sa dove Delfine è quello schianto del fidanzato? Delfine è occupata e Federico sta facendo la doccia. Che ti serve, amore mio? Una disinfestazione! Sua figlia ha promesso di eliminare le bestiacce da questa casa e non ho visto uno schiacciamosche! Non preoccuparti, tesoro, ci penso io a eliminare tutte le bestiacce di questa casa iniziando da te. Vieni, tesoro. Però tu, non preoccuparti, domani non resterà neanche una formichina, Ricky. No, Ricky, no. Ricky è come Bogart in Casablanca, si ricorda del film? Sì! Di quel film. Che bello, vai amore mio, vai, che potresti perdere l'aereo come Bogart in Casablanca. Ciao tesoro. Carina. Una bestia di meno. Se vuoi fare una disinfestazione, ricordati di metterti la maschera, scarafaggio. E tu cosa vuoi, maialina Piggy? Ah, cosa hai fatto a Nilda, carogna? Le stai mentendo? Quel morto che gira per la Thailandia non può essere il figlio di Sant'Igian perché non è il figlio di Margarita. Oh, che intelligente che sei! Ma a te che cosa importa? Senti, strega operata di un lifting scadente. Finora ho assecondato le tue bugie. Perché non mi interessava e non conoscevo questa banda di ricconi. Ma sai una cosa, non ti assecondo più! Ho capito. Quanti soldi vuoi, mia cara? Niente. Niente. Ora vado a dire a Nilda tutto quello che so su Sant'Igian e Margarita. Senti, Malva! Se tu osi aprire quell'enorme bocca da ippopotamo che hai, ti giuro che ti ammazzo! Senti tu, strega operata male, queste sono brave persone e tu non puoi continuare a ingannarli, chiaro?
Senti, porcellino, se ti azzardi ad aprire il becco, ti accuso di essere una ladra e ti rimando nel tugurio da dove sei venuta. Invece, se stai zitta, puoi avere una montagna così di benefici, amore mio. Non so se hai capito. I soldi a me non interessano. Ora non mi interessano. Un prezzo dovrai pure avere, perché sennò saresti già andata di corsa a dirlo alla vecchia. Sì, ce l'ho un prezzo. Avanti, qual è allora? Le mie nipoti. Sì, lascia che mi avvicini alle mie nipoti. Soprattutto a Sofia, che ha ancora una speranza di salvezza. In fin dei conti, voi siete l'unica famiglia che mi resta. Oh, che emozione! Mi sta per scivolare una lacrima sulla guancia. Chi sei tu per dettare delle condizioni? Stupida! 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 Salve! Salve. È una mia sensazione? O questo qui è un silenzio di guerra? Senti, perché tutta questa fretta per venire? Perché ho detto a Nata che l'avrei aiutata. Gliel'ho promesso. Perché non vai da Orso, che ti starà cercando? Deve essere impazzito, no? Mi stai mandando via? No, ma non ti annoi qua? È un ballo per bambini. Ok, me ne vado. Come vuoi, se non vuoi, sì, no? Sì, me ne vado. Salve. Franco! Come stai? Pensavo che non saresti più venuto. Come no? Ti avevo detto che ti avrei aiutata. Posso farti una domanda? Sì. Ti piace qualche altra ragazza oltre me? No, no. Più occhi soltanto per te. Me la pagherai, Franco. Luciana cara, hai visto Franco? Lo vedrò presto, però morto. Le discoteche che frequento sono mille volte più belle. Questo matinè è un fallimento. A me piace. A te, Martin? Sì. Che strano. Forse ho visto... No. Prendete, bevete, sì, molto bene. Eccolo, non mi deve scoprire nessuno. Torno subito. Mi scusi, Federico, ma se Flor fa molto tardi, io devo andare. No, per favore, resti a cena con noi, possiamo parlare un po' e... Con permesso, ma non mi sembra il caso. Ci sono già molti ospiti, non so se il cibo basterà anche per il signore. Ma non lo dire neanche per sogno, per favore. Neanche per sogno. Lei resta con noi, prego, faccia come a casa. D'accordo. Venga, le presento due amici della famiglia. Mattias. Salve. Salve. Lui e Carlo sono di Flor. Mi sono invitata a cena. Ha fatto male? No, per niente. Va benissimo, hai fatto molto bene. Anzi, a proposito di cena, dove sono i ragazzi? Soprattutto Roberta, perché la direttrice deve parlarle della questione dell'esame. Federico! Non l'ha vista nessuno. Ha deciso! Voglio festeggiare i miei 15 anni col viaggio di Funtime e ti dico già che ha deciso che lo farò. Scusi, si figuri. Non mi sembra questo il momento. E poi i viaggi si fanno in famiglia. Ma che cosa c'entra? E poi c'è un battaglione di coordinatori, no, e tutto no, sotto controllo. È vero. E poi è bello, perché vanno a Orlando, a Miami. Non puoi dirlo. E non la vedremo per qualche giorno. È bellissimo. Non mi interessa dove si va. Scusate. Ci voglio pensare. Scusate se mi intrometto, ma quell'agenzia di viaggi è ottima. I miei alunni viaggiavano con quella. Ah sì? Perché tu insegni per caso? È professoressa di lettere. Ma certo, lei è professoressa di lettere. Sì. Senti, Paloma, a te non interesserebbe essere la professoressa di Roberta? Ah, Roberta è meravigliosa, è dolcissima, molto tranquilla. Ma ti ho detto che la non classica ho preso bambina i tuoi che vorresti baffi. Avere. Devi restituirmi i pupazzi. Sono sicura che me li hai presi tutti. Chi ha detto che non è però stata lieva. Beh, non abbiamo fatto niente, te lo vuoi mettere in testa, capoccione? Allora chi è stato? Ho proprio l'impressione che non ce la farò con loro. Basta con questa gazzarra, basta, stop, lavatevi le mani. Oh, mi scusi, avrei bisogno, se non chiedo troppo, che Thomas mi aiutasse ad apparecchiare. No, apparecchiare no. Andate. Cosa ti è venuto in mente, Beba? Io le devo distruggere quelle. Roberta mi ha rubato tutti i pupazzi, non ci sto. Siediti qua, nanetto ragliante, siediti. Allora? Tesoruccio, ascoltami, non fare così. Io non sopporto molto le bambine. Sono spiacente di dirtelo, caro. Ma questa volta loro non c'entrano per niente. Ma non c'entrano? Adesso le difendi pure, sei passata al nemico. Dimmelo. No, non dirmi questo, piccolo dolce nannetto della mammina. No, non dirmi che ti ho tradito. No, amore mio, no. Vuoi sapere chi è la ladra e chi si è presa i peluche? Veramente? Chi? Delfina. No, Delfina no, perché dovrebbe volere i peluche? No, la strega non vuole niente. Che succede? Stiamo per servire la cena e nessuno muove un dito qui in cucina? Con questa è impossibile che mi riconosca. Ragazzi, aranciata per tutti, prendete. Avanti, fatevi sotto. Attento. Franco.
Flor? Flor, sì, sono Flor, io. Tu che ci fai qua? Non urlare, sto controllando Martin. Ma dove? Sì, lo stavo cercando. Guarda, bisogna che si svegli. Guarda là. Ah, no, non è possibile. Quel ragazzo prenderà uno spavento che lo ricorderà per tutta la vita. Tesoro, vuoi un'aranciata? Oh, scusami, non ti avevo visto. Prendo qualcosa per pulirti. Come va l'asilo infantile, Nata? Non lo so, non so come va l'asilo infantile. Guarda mio Franco, è così bello. Stiamo così bene insieme. Posso darti un consiglio come amica e come donna? Sì, dimmi, Sofia. Non fidarti molto di Franco. Perché me lo dici? Dai, parla, perché? Perché ho l'impressione che stia con un'altra. No, no, non sta con un'altra, se poco fa non è possibile. Chiedilo a Pepita, me l'ha detto lui. Davvero, amore? È vero quello che mi dici? Io sto peggio di te, orsacchiotto. Quando Franco ci ha provato, io non riuscivo a crederci. E faceva l'amico, eh? Dov'è quell'idiota che lo uccido? Non puoi farlo, non puoi. Ma perché no? L'ho fatto per vedere se riusciva ad aiutare Martin. Dov'è? Non lo so, sarà in bagno, non so dove sia. Franco, devi andare che via, presto, orso ti sta cercando. Cosa, per ucciderti. Dai, scappa dall'uscita posteriore. Andiamo, svelto, corri. Senti, molti ragazzi si sono lamentati della cameriera mascherata. Dimmi la verità, tu conosci il mestiere o no? Io sono molto brava, è da anni che faccio questo lavoro e mi meraviglio che lei mi chieda una cosa del genere. Ah, santo cielo, che sciocca che sono. Perché? Perché? Perché avendoti visto per tutto questo periodo con la faccia lunga e tetra, avevo dimenticato quanto ci divertivamo, quanto, è vero, quanto. Quanto ci divertivamo insieme, ti ricordi? È incredibile, no? Essere arrivati al momento in cui te ne vai, che vieni a salutare, per ridere ancora. Io, se vuoi saperlo, non so se potrò sopportarlo. Perché sento che mi mancherai. Che poi passerà il tempo e non potrò più contare su di te perché non sarai più al mio fianco. Sarò in Brasile, qui vicino. Sì, non è lo stesso, però. Se io ti dovessi chiamare perché ho bisogno di te subito, subito, urgentemente, tu non potresti venire subito. Senti, io sono ancora qua, quindi se hai bisogno di qualcosa di urgente... È da molto che ho bisogno di certe cose da te, molto urgenti. Sai, Paloma, mi piacerebbe che rimandassimo a più tardi il discorso sull'educazione di Roberta. Sì, ma ho l'impressione che sia troppo ribelle per me. È molto difficile. No, 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 per niente. Quello che è successo oggi è stato un caso, ma non succederà più. È una bambina stupenda. Tu osservala e vedrai che... Beh, ascoltala. È un angioletto. Una domanda, Carlos. Come avete fatto a salvarvi? Sì, io sarei morta di paura se mi fosse affondata la nave. È la cosa peggiore che tu possa fare in questi casi. No, non si deve. Bisogna fare come dice mio fratello. Uno si toglie le scarpe e nuota fino a trovare la scialuppa più vicina. E Flor sapeva del naufragio? No, 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 no. Flor allora era molto piccola. E sua madre? Ah, sì, com'era sua madre? Un angelo, sì. Era bella, buona e divertente. Come Flor? Esatto, come Flor. E aveva il nome di un fiore. Si chiamava... Cosa succede? Che orrore! Ma cosa hai fatto? Stai attenta, sciocca! Mi hai fatto bruciare! Ah, matta! Non parlarmi così, parlo come voglio! Scusatemi! Mi fa male! Scusate un momento, vi chiedo scusa, ma se Flora arriva tardi non vorrà sicuramente parlare con me, quindi è meglio che io me ne vada. La capisco, ha ragione. Carlos. Bene, infinite grazie per la gradita compagnia. Arrivederci. Ciao, ragazzi. Mi dispiace, arrivederci. Metti a posto. Ciao. Sì, ancora ci sono. Grazie. Scusi, grazie. Tanto. Metti tutto in ordine, per favore, stupida. Non è possibile, proprio adesso hanno chiuso la porta posteriore. Dai, per favore. Vuoi bere qualcosa? Qualcosa di no, fresco? No, 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 grazie, sto cercando un idiota. No, ormai gli idioti se ne sono andati via. Mi lasci passare, per favore. Ma in questo locale si deve bere per forza, dai. Hai visto quella carogna di Franco? Dov'è? Oh, l'infelice re degli idioti se n'è appena andato. Sarà a 4 isolati da qui. Su, prendi. Perché? No, aspetta, aspetta. Hai fatto questo? Nata, io non... Oh, santo cielo, hai visto? L'hanno già sistemato. Beh, ormai è fatta, non fammi c'è bisogno passare. Che tu rimanga. Lasciami, no, tu mi conosci, conosco, io sono incapace di fare... Aspetta, resta qui, torno subito.
aspetta, fammi passare. Aspetta. Non posso lasciarti passare. Oh, Orso, come va? Tutto bene? Molto meglio di te, caro mio. Fermo, però. Anda el gallo enamorado, suspirando en cada esquina, y sueña bajo la luna, conquistar una gallina. Al amanecer su canto, la pollita escuchará, y él arrastrando